Ciambellina alla cannella senza lievito. Io l'ho fatta nel formato piccolino, voi potete usare anche una tortiera normale se volete. Sono Pam e questo è il mio canale, Sana, Veloce, Vegetariana. A tre uova intere unisco lo zucchero. Io ho usato 225 g di quello di canna. Con una frusta monto le uova con lo zucchero. Aggiungo quindi l'olio di semi poco per volta, l'acqua, la scorza del limone con il succo di limone, il bicarbonato, un cucchiaino, la cannella e riduco i tempi aiutandomi con le fruste. Adesso unisco la farina setacciata, mescolo e continuo con le fruste. Ho imburrato con burro vegetale questi stampini, anche se essendo di silicone non sarebbe stato necessario, diciamo per precauzione. Con un cucchiaino li riempio fino a poco più di metà, questo perché li lieviteranno parecchio, finendo per strabordare. Adesso in forno per 12 minuti. Estratti dal forno li lascio raffreddare un po' per poterli agevolmente togliere dal loro stampo ed eccoli qua. Soffici, soffici. Naturalmente si può usare uno stampo più grande riempiendolo, come nel caso precedente, per poco più di metà. Naturalmente aumenterò il tempo di permanenza nel forno a 25 minuti, ma non è una regola. La cosa migliore è controllare empiricamente con lo stecchino. Per staccarla dallo stampo devo aspettare che si raffreddi. Picchiettare il silicone. E voilà! Ecco la mia torta leggerissima. Questa torta è leggera, molto soffice ed è perfetta per la colazione o per un tè o una merenda.